Sport, socializzazione, tornei interni e festeggiamenti per il 20° anno dalla fondazione della società Icaro Basket Sciacca di Giovanni Monastero, solida realtà dedita alla pallacanestro giovanile. L'iniziativa si è tenuta oggi presso l'impianto Sicilia Sport di Sciacca, in attesa di riprendere, dopo le festività, la stagione agonistica e i vari campionati. I dettagli nell'intervista al presidente Giovanni Monastero. Sono volati, è comunque una bella festa e ci dispiace non aver festeggiato comunque per come si doveva, perché ancora qua abbiamo le tribune non omologate. Io inizio subito con la polemica e il pallone tenda ancora, dato che è in fase di consegna, però ancora non è pronto. Sì, eravamo qua dentro 20 anni fa che abbiamo firmato, eravamo un gruppo di ragazzi orfani dell'Olimpia Basket di Paolo Perrone, abbiamo deciso di fare questa avventura, come ho detto poco fa, sono 20 anni che sono volati. Diciamo, ormai abbiamo una società solida che va avanti da sola. Io per mia forma mentis voglio sempre di più, perciò è come quando sei in campo che fa un canestro, invece di andare a esultare, pensi subito a difendere, rubare il pallone e andare a fare un altro canestro, perciò non sono mai soddisfatto di quello che faccio. Abbiamo fatto tanto e vorremmo fare sempre di più. Dopo tanti anni con gli adulti, adesso puntate sulle squadre giovanili. C'ho qua la mia zecca, gli dico io, la nuova categoria del mini basket. Sì, io punto solamente e soprattutto sui giovani. I giovani sono la linfa, diciamo, di quello che potrebbe essere il futuro comunque anche di una città e comunque il futuro di un giocatore di per sé. Io punto sui giovani, non è mia intenzione fare delle spese per avere una squadra ad alti livelli. Quando sarà il momento che avremo dei giovani che saranno in grado di portare avanti, diciamo, una squadra senior, non lo faremo. Quest'anno in 20 anni soltanto 3 volte non abbiamo presentato una squadra senior perché purtroppo non abbiamo le risorse. Pazienza, diciamo, puntiamo sui giovani, anzi sono più contento, mi danno più soddisfazioni. Abbiamo la squadra femminile che per la seconda volta che l'abbiamo, la prima volta non ha avuto una lunga durata, speriamo che questa volta sia più duratura. La stagione adesso proseguirà nel nuovo anno. Sì, assolutamente. Ora ricominciamo giorno 9 con l'Under 14, poi giorno 14 giocheremo con gli Aquilotti a Cammarata, ora giochiamo col Marsala che sono primi in classifica, ora vediamo di continuare a fare delle amichevoli con la femminile, un'attività abbastanza intensa, però vogliamo sempre di più. Auspici per i prossimi 20 anni? E speriamo, noi diciamo che già abbiamo Sandro Tirnetta che è diventato un allenatore di base e sta facendo il corso di istruttore di mini basket assieme a Antonio Di Stefano, che poi citeremo anche lui quando faremo le partite. Abbiamo Sara Vignanello che ha iniziato qua e adesso è un'istruttrice nazionale, è un allenatore di base, fa attività a Bologna in due società. Giuseppe Terlizzese che anche lui è un allievo allenatore. Stiamo cercando di creare le basi perché giustamente non posso essere io a vita, diciamo, nella Icaro, cerchiamo di lasciare qualcosa in eredità.